Ma siamo preoccupati perché circolano voci che il bando che si sta preparando al massimo ribasso. Qua si creano due problemi con un bando al massimo ribasso. Chi viene e fa il ribasso maggiore si aggiudica la gara. Il sindaco è stato messo a conoscenza che negli ultimi tempi circolano aziende fantasme che fanno i massimi ribassi e ci sono due problemi. O fanno massimo ribasso perché hanno soldi da riciclare, o fanno massimo ribasso perché accaparrano i soldi dal comune e non pagano i lavoratori e quindi conseguenza per la città. Stiamo chiedendo dal mese di maggio al sindaco Torquato di confrontarsi su questi punti. Vertenza Seta, allarme infiltrazioni è di gran lunga più grave della pur gravissima piaga rappresentata dalla mancata corresponsione degli stipendi, la vicenda del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Nocera Inferiore. Un acconto appena 500 euro circa sul mese di ottobre, un punto interrogativo sulla mensilità di novembre, un altro grosso punto di domanda sulla tredicesima. Sono allo stremo i lavoratori del cantiere Seta di Nocera Inferiore e questa mattina lo hanno gridato forte e chiaro nei corridoi del Palazzo di Città. È da 2 anni e mezzo che stiamo combattendo così e ci hanno dato 500 euro dal conto un mese e mezzo fa sul mese di ottobre. Adesso ci stanno prendendo in giro e come stiamo pagando gli interessi su questi 2 anni e mezzo. Mo' ci vogliono pagare soltanto la retribuzione di ottobre, tenendosi la tredicesima in più il mese di novembre. Non so come dobbiamo comportarci verso i cittadini. Io sono sicuro che domani mattina facciamo un'azione forzata, che non riusciamo a prendere l'immondizia, non siamo delinquenti, non siamo niente, non so perché ha paura di riceverci. Che questi lavoratori hanno sulla testa la chiusura della società al 31 gennaio 2013. Vogliamo sapere che fine faranno questi lavoratori, una volta e per sempre. Se no sarà facile passarsi un Natale tra i rifiuti e forse pure qualche notte bianca con i camion e gli automezzi per le piazze e per le strade nella notte.